Questo programma è offerto da La Ventricina Piccante, Spiezia, Ricotta di Capre, Azienda Fiore, Formaggio 30, Panificio Casalnovese, Robes, Bonduelle, Yogurt Silac, Amadori, Siciliani. Buongiorno a tutti, nuova sfida ai fornelli, oggi ancora più interessante perché ci saranno due artiste, e tra l'altro una non è neanche italiana, quindi cucina internazionale, fantastico, ma non vedevo l'ora, aspettavo da tanto tempo questo momento, rimarrete soddisfatti. Ecco il regolamento, questo è il buono che è messo in palio anche in questa puntata di sfida ai fornelli dai supermercati con V, un VIP sfida un cliente con V. Nel caso dovesse vincere il cliente con V potrà fare la spesa per 100 euro, nel caso dovesse vincere il VIP, o la VIP in questo caso, potrà devolvere in beneficenza questi 100 euro ad un'associazione benefica o ad una famiglia che purtroppo non può permettersi di fare la spesa, e sono sempre di più. Vediamo chi sono le concorrenti. No! Il maestro Carmen Battiante cucina, ma una cosa bellissima. La bacchetta. Non... Dentro. È dentro, ma prego. È una cosa bellissima. Oh, abbiamo Buongiorno. Una VIP di serie A oggi. Sono veramente contento. Quindi fai anche la spesa. Qualche volta fa anche la spesa. Vediamo che cosa ha comprato. Vediamo. Allora, le patate. Bene. Cipolla. La cipolla. Bianca, una cipolla rossa. Ah, una bianca e una rossa. Già non ho capito niente di quello che farà. E le uova. E basta. È la prima volta che non ho capito, cioè, solitamente non capisco niente di tante altre cose, ma è la prima volta che non ho capito niente cosa cucinerà la nostra VIP. Ha speso comunque 2,14 euro, quindi una cifra veramente irrisoria rispetto al budget dei 5 euro, e ha dimostrato che la spesa si può fare anche con pochi spiccioli. Io non ho ancora capito niente di quello che ci cucinerà Carmen Battiante. Che cosa ci cucinerai? Supermercati con V. La differenza in evidenza. Cosa ci cucina, maestro? Oh, che bella cosa questa, che bella. Una tortilla spagnola. Una tortilla spagnola, fantastica questa cosa, anche perché tu hai origini spagnole, no? Mia madre è spagnola. Ecco, quindi, cioè, insomma, hai imparato. Poi, tra l'altro, la tortilla deve essere una cosa... Anzi, la tortiglia deve essere una cosa bellissima. Io pensavo che noi italiani grezzi, diciamo, siamo abituati a pensare che le tortiglie siano quelle specie di patatine che si vendono al supermercato. E invece no. No. Raccontaci, come si fa? Allora, si tagliano a fette sia le cipolle. Quindi io sia preferisco una cipolla bianca ed una rossa, sia le patate. Si tagliano praticamente a fette e vengono fritte separatamente. Allora iniziamo. Vabbè, oh, allora, iniziamo. Oh, le tortillas. Tu poi sei un po' in giro per il mondo, quindi
trovi il tempo per cucinare solitamente? Raro, veramente raro, preferisco farmi invitare. Ecco, è vero, anche se c'è qualcuno che vuole invitare il maestro, no, non invita niente perché non esiste. Proprio sono aperte le prenotazioni. Noi. Come mai una bianca e una rossa? Perché la rossa è troppo forte, è troppo intensa, allora preferisco una bianca, mescolare una rossa e una bianca per evitare che sia troppo forte, certo, la tortilla. C'è chi magari le tiene un po' in acqua per un po' di tempo, naturalmente noi non abbiamo i tempi tecnici, infatti. Però comunque no, tu non la tieni mai in acqua prima. No, assolutamente, okay. Anche perché è buono il sapore della cipolla. Assolutamente. Metterla in acqua significa farle perdere un po' tutte le sue... la sua forza, come sì, dire, è vero, la sua intensità. Quindi verrà soffritta la cipolla. Sì, adesso magari si accendiamo. Allora, accendiamo. Mettiamo l'olio. Quindi ovviamente per soffriggere utilizziamo l'olio di semi. Sì. Ecco qua. Aspettiamo un po' che si riscaldi. Ma sei famosa per questa tortiglia? Cioè, chiunque dice, ho mangiato le famose tortiglie di Carmen Battiante. Beh, sì. Ci sono amici che apprezzano. Lo dico perché apprezzeremo anche noi, volevo sapere se gli amici sono vivi gli amici. Qualcuno. Ah, ecco, vabbè. Assaggia prima l'operatore, magari. No, perché sì, voi sapete che noi assaggiamo sempre, cioè non è che possiamo lasciare sempre alla giurata, e quella è alta, è troppo alta. Allora, nel frattempo tagliamo le patate. Oh, così. Nel frattempo io voglio sapere, parliamo un po' di carriera, cosa bolle in pentola? Cosa bolle in pentola? Ah, aspetta, facciamo una cosa, io dirigo, parla, io dirigo. Diciamo che al momento è in preparazione la pubblicazione dell'ultimo diario di Giordano. E qua non posso scherzare perché parliamo di un argomento importantissimo. E quindi che appresso verrà presentato in fondazione, alla Fondazione Banca del Monte. Mm-hmm. Poi ci sono altri progetti sia con il coro, sia laboratori musicali, e poi c'è il famoso centro che tra non molto partirà, il centro per ragazzi diversamente abili dell'orchestra. Che è un'iniziativa che hai presentato anche a Casa Convi, che sì, continuo a dire una delle cose più belle che abbiamo presentato a Casa Convi, perché sono certa che sarà efficace come iniziativa. Sì, e siamo, diciamo, a buon punto perché abbiamo finalmente portato gli strumenti nella nuova sede che è in via Torelli. Quindi il tempo adesso di fare delle prese in carico, quindi di convocare genitori e ragazzi, compilare, diciamo, dei moduli. Un po' di burocrazia. No, capire soprattutto le terapie da applicare per ciascun ragazzo. Quindi quando dovrebbe partire il tutto? Noi vorremmo essere operativi al 100% a settembre, però tra non molto, penso una settimana, 10 giorni, cominceremo a convocare i genitori. Notate quando, voi non so se potete ascoltare, quando affetta le patate è come un metronomo. Ma è fantastico, questa cosa non l'avevo mai, giustamente, deformazione professionale, no? È un metronomo. Cos'è, un 4/4? Ma fantastico. Friggiamo le cipolle. Sì, ho quasi finito anche di tagliare le patate. Possiamo anche accendere l'altro. Accendiamo anche l'altro. Così velocizziamo. Ecco qua. Io ormai faccio da assistente. Oh, che bello. Oh, l'odore delle cipolle soffritte è una cosa fantastica. Eh sì. Ecco, poi le cipolle si abbinano molto con le patate. Poi è vero che è una ricetta spagnola, ma noi abbiamo delle cipolle e delle patate che fanno invidia a tutti, la zona di Zapponeta, la zona di Margherita di Savoia. Tu sei un po' anche appassionata nel nostro territorio, anche per il fatto che resti qui, insomma, nonostante le tue doti potresti andare un po' veramente... Beh, lavorando ormai da 20 anni fuori, potrei vivere serenamente fuori. Certo, però... E invece... Masochista più che mai. Esatto. Masochista più che mai, penso che la vita abbia un senso, e forse essere nati a Foggia da una famiglia internazionale, certo, ha un senso. Perché, allora, ricordiamo, tua madre è spagnola. Mia madre è spagnola, mia nonna era francese. Francese. Mio nonno comunque italiano, da parte di mia madre, però poi ho tutti i parenti in Germania.
che hanno sposato un inglese, un tedesco, uno spagnolo. Cioè, quando si parla di l'Unione Europea, praticamente sì. L'Unione Europea è nella famiglia Battiante, no? Sì, infatti. Cioè, è bellissima questa cosa, è bellissima. Poi mio nonno girava veramente il mondo per la sua professione, perché era un tecnico specializzato di motori. Ah, ecco. E quindi ha lavorato tantissimo in Africa. E ogni tanto, quando mi salta la molla cerebrale, dico a mia madre, ma tutto il mondo Foggia. Foggia, in effetti ce lo chiediamo anche noi. Tutto anche, il mondo. Anch'io. Anche perché tua madre è proprio spagnola. Spagnola. Foggia. Sì, vabbè, appunto. Ognuno fa. Poi tutta la famiglia in giro per il mondo. Non so se ti può servire questo. Sì, grazie. Oh, bene, tutta la famiglia in giro per il mondo, però quando vi incontrate a Foggia si mangiano le tortillas di Carmen Battiano. Non è vero. No, spagnola. Copiata da loro. Oh, allora, stiamo soffriggendo la cipolla. Sì. Benissimo, adesso... fra un po' faremo la stessa cosa con lo le patate. Facciamo già. Quindi lo facciamo in due distinte padelle, per quale motivo? Sì, per velocizzare. Ah, per velocizzare. Altrimenti... Vabbè, anche perché hanno dei tempi di cottura abbastanza diversi, no? Sì, sì, no, insieme non possono essere cotti, altrimenti la cipolla si brucia. Certo, certo. Perché la cottura della patata è un po' più lunga. Certo, certo. Va bene, certo. Buttiamo un po' di più. Ma sì, abbondiamo, così. Perché ricordiamo che noi poi non andiamo a mangiare, quindi dobbiamo assaggiare, cioè questa trasmissione è fatta soltanto per scroccare il pranzo, praticamente. Sì, assolutamente. Bene, allora, continuiamo, attendiamo che le patate, le cipolle arrivino a cottura e vediamo quali saranno le prossime operazioni. Signori, il momento è topico, cioè io non avevo mai visto un maestro del calibro di Carmen Battiante girare la frittata in una maniera... Cioè, ma si fa il conservatorio per girare la frittata? Sì, sì, cioè, soprattutto, ci vogliono 3 anni per girare la frittata. 3 anni, cioè c'è un esame proprio, giramentos de frittatas, ma è una cosa bellissima, poi voi... Mi dispiace per voi, la dobbiamo assaggiare noi. Non sentite l'odore, è fantastico. E poi devo dire che io, vabbè, continuo a dire, io sono gargano, sono podolico. Io pensavo che ci volesse il formaggio, invece no, è leggerissima questa, sì, sì, alla fine. Oh, io vado, me la mangio. No, non si può. Oh, allora, questa è proprio una tortiglia, sì, di cipolle, patate, due tipi, e patate. De saponetas, sì, ovviamente, per forza, del maestro Carmen Battiante. Sarà dura veramente oggi la sfida, sarà dura anche per la mia mano che si sta ustionando. La parola a Sabrina Vasciaveo, la nostra giurata, lasciacene un pezzettino, mi raccomando. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal 1956 il nostro prosciutto cotto ha un gusto e profumo inconfondibili.
da sempre senza polifosfati aggiunti, glutine e proteine del latte. Ferrarini, c'è più gusto a mangiare sano. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Mozzarelle secche, 4 torri. È il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Convì, la differenza in evidenza. Ma questa è una sfida in famiglia, questa è una sfida in famiglia perché c'è la signora Maria de Los Angeles, sì. O Mariangela per gli amici, che direttamente dalla Spagna è venuta a sfidare la figlia Carmen Battiante. Benvenuta, benvenuta. Prego, 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 prego. Parla italiano, cioè che è emozionata per la bellezza di cotanto presentatore, ovviamente, vero? Sicuro. Ecco, infatti. Prende già in giro, questa è la cosa bella. Benissimo, veniamo alla spesa che ha fatto, signora. Allora, cipolla. La cipolla, come si chiama in spagnolo la cipolla? Cebolla. Cebolla, cebolla. Cebolla magna. Sì, piselli. Guisantes. Come? Guisantes. Guisantes, benissimo, oggi stiamo imparando qualcosa di... Un poco di pesce. Un poco di pesce, è il pescato. Pescato. Ah, benissimo. Un peperone verde. Oh, questo come si chiama? Pimiento. Ah, pimiento. Un dado. Il dado, questo si chiama dado sempre. Dado. Comunque, immagino. E la pasta. E la pasta, che è sempre la pasta. Oh, stortini bucati. È la prima volta che vedo questa
questa pasta. Ci voleva una signora spagnola per conoscere un tipo di pasta italiano. E lo scontrino, come si chiama lo scontrino? Scontrino, no, quelli sono più brasiliani. 1,64, cioè ha speso meno della figlia, Fantastico. Perché non sta calcolando il pesce. Ah, è vero, c'era anche il pesce nello scontrino, è giusto. Comunque siamo abbondantemente sotto i 5 euro, poi vediamo. che pesce è, perché anche in questo caso non ho capito niente, forse non capisco niente io di cucina spagnola. Che cosa ci cucina, signora? Offerte imperdibili con Convi, valide dal 30 maggio all'11 giugno. Passata di pomodoro Granoro a 0,49 centesimi. Pomodori pelati De Santis a 45 centesimi. Condi riso Berni 300 grammi per 2 a 2,79 euro. Tonno Mare Blu 80 grammi per 3 a 1,89 euro. Fette biscottate Mulino Bianco a 1,59 euro. Latte parzialmente scremato Cordisco a 58 centesimi. Caffè Classico Motta a 2,59 euro. Pepsi Cola a 35 centesimi. Succhi Yoga 1 litro a 89 centesimi. Tovaglioli Scottex a 1,39 euro. Dixon lavatrice 25 lavaggi a 3,79 euro. Stracchino alta qualità Granarolo a 89 centesimi. Grattugiato 100 bontà Biraghi a 89 centesimi. Yogurt intero Parmalat a 59 centesimi. Pancetta a cubetti Beretta a 1,09 euro. Barattolino San Montana a 1,99 euro. Cosa ci cucina oggi? Una specie di fideuà. Una specie? Di fideuà. Di fideuà. Sì. Fideuà. Sarebbe un'alternativa alla paella. Oh, la paella si fa col riso e questo si fa con la pasta. Ah, benissimo. Questa è una cosa... Ma è proprio un piatto spagnolo? È un piatto spagnolo. Quindi con la pasta. Questa con è la una pasta. Cosa buonissima. Oggi facciamo un altro piatto originalissimo, ovviamente, per sfida ai fornelli. Vediamo. Quindi abbiamo... due seppie e due gamberi, no? Veramente un calamaro, un calamaro, una seppia e due gamberi. E due gamberi. Quindi, e il pescato? Cioè, ce l'abbiamo. Poi abbiamo i piselli, poi abbiamo i peperoni qua, eccoli qua. Mi lanciano i peperoni, che cosa sì. Bellissima. Oh, allora, qual è il procedimento? Il procedimento, mettiamo un po' di olio e mettiamo questa volta olio d'oliva. Sì. Sì? Anche perché, insomma, noi abbiamo un ottimo olio, ma in Spagna anche, no? Sì, anche. Lei di dov'è? Di Salamanca. Oh, e che è anche una zona olearia, no? Veramente non mi ricordo. Così, no, ma è una zona olearia Salamanca, assolutamente. Come un po' tutta la Spagna, sì, tranne infatti. Forse l'Extremadura, che è proprio lontana, diciamo. Oh, allora. Allora. Mettiamo, ma l'hai già acceso? L'ho già acceso. Ho fatto allora, bene? Sì, benissimo. Ho già assistente io, sì. Allora, poi, mettiamo la cipolla. Nel frattempo, parliamo un pochino. Lei per quante persone cucina, solitamente? Solitamente non lo so mai. Ah, quindi, dipende da quanta gente c'è in casa in quel momento, sì. No? Sì. Oh, allora, lei è di madre francese, è spagnola, ha sposato un foggiano e vive a Foggia. Sì. Quindi ha un melting pot di culture e di gastronomia. Quale preferisce? L'italiana. L'italiana, sì. Ecco. È strano perché poi in Spagna in effetti si cucina molto bene e si mangia molto bene. L'italiana, beh, da tanto tempo è in Italia, immagino. Eh sì. Quindi insomma si è un po' italianizzata. Più di 50 anni. Poi non in Italia, a Foggia, e anche questo è un atto di grave masochismo. Stessa cosa che dicevo a Carmen. Sì. Però. No, diciamo che la Puglia è bellissima. Quindi va bene. Una zona della Puglia che le piace particolarmente c'è? Tutta. Il Gargano specialmente. Ah, ecco, a posto. Ok. Questa signora... Io amo questa signora. Amo questa signora. Una spagnola che dice che ama il Gargano. Sono felice. È una cosa bellissima. No, ma è vero. È vero. Il Gargano è sempre il Gargano. Nel frattempo stiamo affettando El Friarellos. Ah, sì.
questo poco si chiama, in Spagna lo chiamate friariellos. Sì, infatti, invece che la signora è d'accordo. Questo si sta bruciando. Questo si sta bruciando, quindi lo tengo io così? Sì, facciamolo leggermente un po' raffreddare. Va bene, lo tengo io così, comunque questa fiamma la abbassiamo, anzi io la spegnerei proprio. Sì, infatti. Ecco qua, così lo possiamo lasciare in pace. Oh, nel frattempo stiamo tagliando questo pesce. Sì. Ecco qua, calamaro, seppia e gamberi. Sì. Quindi facciamo, riepilogando un po', la cipolla nell'olio. La cipolla, adesso mettiamo questa. Poi, prima che ecco, si brucia la cipolla. Bene, bene. Ma perché mi viene fame ogni volta che faccio queste trasmissioni? Ecco, perché sono tutti bravi, devo dire. Ma continuo a dire, e la nostra giurata sarà d'accordo, che il livello sta aumentando, sempre più sta aumentando. Ecco qua, ecco. Ecco, qua. Magari possiamo riaccendere, però molto basso. Basso, a fuoco lento. Sì. Ecco qua, proprio basso. Bene. Oh, il piatto preferito da suo marito? Diciamo che si rassegna. Si rassegna, cioè quello che c'è, si rassegna, è fortunato. Sì. Cioè, avere una moglie e una figlia che cucinano così, insomma, è una fortuna. Bella figlia, insomma. Bella figlia, insomma, vabbè, ma questo non è lo spirito di competizione. Bisogna avere l'onore. Sì? Sì. Vabbè, perché ha tante cose da fare, insomma, deve essere orgogliosa di avere una figlia così impegnata, così virtuosa. Sicuro. Questo è poco, ma sicuro. Ma sicuro. Però secondo me è più orgogliosa di cucinare il piatto con l'alternativa alla padella. Com'è che si chiama? Fideuà. Fideuà. Che sarebbe il nome della pasta. Ah, in Spagna sono fideos. Ah, fideos. Ah, ecco. Quindi fideuà. Bellissima questa cosa. Allora, facciamo cuocere nel frattempo. Ah, continuiamo. Quindi sì. Cuociono praticamente tutti insieme. Tutti insieme. Oh, e i piselli invece li aggiungiamo dopo. Li aggiungiamo perché sono già... Sono precotti. Sì. Benissimo, allora, vediamole queste operazioni. Continuiamo a tagliare il pesce, lo aggiungeremo nella padella, poi i gamberi, alla fine i piselli, e ovviamente io direi anche di mettere la pasta nell'acqua, così si cuoce. No. La dobbiamo fare direttamente qui la pasta. Ah, come il riso, quindi proprio come il riso nella paella. Come il riso. Benissimo, vediamo tutte queste operazioni. Siamo arrivati al momento della resa dei conti. Guardate che questa trovata spagnola della pasta invece del riso, secondo me è eccezionale. Posso mangiarmela tutta? Non so se ti lasciano. Non se puede. Okay. Beh, bueno. Allora,
Arriviamo a impiattare, signora. Sì. Oh, impiattiamo. Impiattiamo. Io resto qui. Resto ok, qui. Ok. Allora, qui? Sì. Metto tutto? No, poco, perché il resto ce lo dobbiamo mangiare noi. Sì, ecco. Ecco. Ok. Un pochito. Questa poi con un buon vino. Sì. È la morte sua, no? La morte sua. Certo. Ok. Benissimo. Questo lo rimettiamo qui. Potremmo in caldo sempre perché sapete la fame nel mondo. Ecco, Allora, come si chiama? Fideuà, non lo ricorderò mai. Questo fideuà, che diciamolo, ecco, quello spagnolo è più giallo. Sì. Perché c'è lo zafferano, ma noi dobbiamo comunque rispettare il budget prefissato da Convì. Quindi non è giallo, ma è buono lo stesso. Sì, il sapore è uguale. Della signora Mariangela. Mariangela, piatto spagnolo tipico, è pronto. Vogliamo dare la parola alla giurata? Sicuro. La parola alla giurata. Alla giurata. Ecco il nuovo numero di Convì Magazine. In questo numero, cucina, pinzimonio, tutto il sapore della semplicità. Nutrizione, confronto delle diete, vari regimi nutrizionali. Tempo libero, il primo bike hotel sui Monti Dauni. Lifestyle, nuovi progetti innovativi nel settore farmaceutico. Spazio casa, spioncino digitale, più sicurezza nelle case. E in più gossip, news, attualità, eventi, mostre, sagre nella nostra provincia e non solo. E in più tutti i tuoi programmi televisivi preferiti. Tutto questo ed altro ancora, solo su Convì Magazine. Siamo arrivati al momento tragico della resa dei conti, perché cioè, questa volta veramente non saprei chi premiare. Fortunatamente io faccio il presentatore, quindi chi deve avere questo ingrato compito è la nostra Sabrina Vasciaveo, cedrospeziato.it. Com'è andata? Benissimo, visto che le ricette erano squisite oggi, poi tutte e due veramente brave, ottimi piatti. Complimenti alla cucina spagnola. Un po' di calamaro. Sì. Sì, vabbè, il piatto ovviamente più rustico, che la tortillas che conosciamo, sia per sentito dire, perché magari molti di noi l'hanno provata, che poi in realtà sarebbe, diciamo, una versione appunto spagnola della nostra più comune frittata, però se vogliamo. Però ovviamente più leggera, le patate ben cotte, quindi è stata un'ottima anche da portare, diciamo, per un picnic, quindi visto che il tempo... Tipo all'incoronata, no? Tutti sì, è un pasto pratico, un pasto pratico. La tortiglia, è vero. Un pasto pratico, buono da rifare a casa, resto. Veloce, sì, è uscito anche in maniera impeccabile, visto che girare la tortiglia non è facile, come girare la frittata non è facile. Vero, assolutamente. Quindi, brava. Invece, la signora? La signora ha portato un piatto d'eccellenza della cucina comunque spagnola, perché comunque ha portato quella che vuole essere una versione di altre alternativa della paella, della paella. E quindi base pesce, verdure, un soffritto leggero, comunque a base di olio d'oliva, insomma molto saporito. Oh, adesso il momento. E viene il bello, viene il bello. 100 euro, se li vince la signora può fare la spesa per sé, per la sua famiglia. Se li vince il maestro, cucina così bene. Oh, era musicale il piatto. Sì, era musicale. No, ma poi quando tagliava a 4/4 era fantastica. No, era un metro, era 4/4. Sì. Era 4, l'ho anche azzeccato, ma che bello. Oh, se vince Carmen Battiante potrà dare in beneficenza un buono spesa da 100 euro ad una famiglia bisognosa, ad un'associazione, insomma, a sua scelta. A chi facciamo vincere questo buono? Sono combattuta, però il piatto organizzato dalla signora è stato proprio squisito, perché... Vince la mamma! Sì, ma facciamo sì. un applauso! Fantastico! Più particolare, nella preparazione. Più particolare, a me sono piaciuti tutte e due, sì, quindi, insomma, buonissimi. Mi autoinvito a casa delle signore, io sono felicissimo. Allora, come sta? Innanzitutto diamo il buono alla signora. Benissimo. Allora, prima
Sentiamo il maestro, com'è andata? Com'è andata? No, è andata molto bene, sono molto contenta. È una bella iniziativa, insomma. Mi dispiace non aver vinto, pazienza. Vabbè, ma tanto ha vinto la mamma. Comunque io sì, no, la tortiglia, cioè se la vuoi ripetere, non c'è problema, non c'è problema. Signora, ora possiamo parlare. Ora è andata via la tensione. Com'è andata? Molto bene. Vuole dire una poesia in spagnolo? No. No, una canzone? Neanche. No. Bene. Allora, è andata bene. È andata si aspettava bene. Di vincere? Assolutamente no. No, perché la tortiglia è stata buonissima, ero, devo dire. Ero convinta che vincesse la tortiglia. Ma veramente, beh, allora, era difficilissimo, quindi insomma, secondo me alla fine il giudizio della nostra giurata è inoppugnabile, inappellabile, inconcepibile e ineguagliabile, quindi è giusto che sia così. Allora, lei potrà fare la spesa in uno dei 19 supermercati Convi con questi 100 euro. Nel frattempo io ringrazio Carmen Battiante, perché grazie, vi assicuro che Carmen Battiante forse non dorme mai, come Samara, quella del film The Ring, cioè lei è impegnatissima per venire qui, sicuramente ha speso tanto tempo, però ci ha onorato moltissimo della sua presenza. Io vi ringrazio moltissimo, ringrazio la signora Mariangela, ringrazio Carmen Battiante, ringrazio Sabrina Vasciaveo, noi ci vediamo come sempre il mercoledì e il sabato alle 12:30. Ciao!